Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e dunque altra puntata, la terza per Jersey History. E, le prime due puntate sono state su due maglie alla fine, addirittura la prima era una third, la seconda era una away, questa è per la prima volta la prima puntata su una maglia home, quindi una maglia di casa. Ho scelto per questa rubrica la maglia di casa della stagione 94-95, questa qua. E maglia che, come vedete, io ce l'ho anche se sono andato via il numero di Roberto Baggio. Cosa c'è da dire di questa maglia? Allora, intanto lo sponsor Danone, l'ultimo anno che ci sarà Danone sulla maglia della Juventus, perché dall'anno dopo arriverà la Sony come sponsor e roba di K, come poi andrà avanti per molti anni. Questa maglia è usata appunto da Baggio, Vialli, Ravanelli, insomma dalla squadra che poi l'anno dopo vince la Champions praticamente. Una maglia semplice, semplice, ma a mio modo di vedere bellissima. Nella sua semplicità c'era tutta la bellezza dei colori bianconeri, linee sottili, tranquille, senza stare troppo a pensare al merchandising, cosa semplice che la rende, ripeto, bellissima. Come vedete, non c'è lo stemma della Juve sulla maglia, ma c'è su questa parte del colletto, come potete vedere, particolarità di quell'anno. E colletto bianco-nero, un'altra cosa che non sempre viene fatta, il colletto è proprio tutto bianco-nero. E che dire, questa maglia qua, la Juventus con questa maglia, se ve la ricordiamo tutti, perché questa maglia è quella con cui la Juve torna a vincere un campionato dopo 9 anni di assenza. E vince un campionato secondo me dominandolo, vince la Coppa Italia contro il Parma con il ritorno Porrini e Ravanelli Mattatori, e perde purtroppo per noi la finale di Coppa UEFA a Parma, dopo aver perso al Tardini. Non riesce a ribaltare la situazione a San Siro, perché la Juve quell'anno lì decise di giocare a San Siro per incassare praticamente più a livello economico. Con quel double la Juve si qualificò, come ho detto, in Coppa Campioni. L'anno dopo ebbe la maglia molto, un po' diversa da questa, ma comunque altrettanto bella, che vedremo un'altra scena. E poi l'anno dopo appunto alzò la Champions, e come ho detto questo è l'ultimo anno della Danone sullo sponsor, come sponsor, per questo infatti è particolare, anche per questo, perché l'anno dopo scritto Sony Mini Disc, la Sony è rimasta 2-3 anni alla Juve, la Juve l'ha tenuta, no? 2-3 anni, adesso non mi ricordo, addirittura forse 4 anni la Juve è rimasta con lo sponsor Sony. E niente ragazzi, questa è la mia maglia di Baggio, che era allora il mio giocatore preferito. E non ho molto altro da aggiungere su questa maglia, tranne che ci sono molto affezionato perché è stata la mia prima maglia della Juve, quindi sono molto 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 affezionato a questa maglietta. E niente ragazzi, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento col prossimo video di Jersey History. Ciao a tutti ragazzi!